Non c'è due senza tre. Il francese Cyril Audira, favorito della vigilia, ha calato il tris alla decima edizione del Rally del Sebino a bordo della sua Renault Clio Super 1600. Il pilota d'Oltralp ha dominato fin dall'inizio, facendo sue 5 delle 6 prove speciali in programma: Rogno, Val di Scalve e Gleno, ripetute due volte, tutte nella giornata di sabato, come imposto dalla formula Rally Day. Il rivale Ronchi anche quest'anno si è visto costretto al ritiro, come Gianpietro Bendotti, spianando la strada al successo di Audira. A tenere il suo passo solamente la Clio, condotta dal valtellinese Marco Gianesini e navigata da Marco Bergonzi, classificatesi al secondo posto. Terza posizione per Manuel Bracchi e Nicola Doglio su Renault Clio Super 1600. Medaglia di legno per Alex Vitalini, guidato dall'ovarese Roberto Zambetti. Quinta posizione per l'ex plurititolato della manifestazione Luca Tosini, coadiuvato dall'inseparabile Roberto Peroglio. Ancora un successo organizzativo per la manifestazione targata Sebino Eventi, realizzata con il patrocinio della CB Bergamo, che in occasione della decima ha centrato il record di iscritti, 133, i piloti al via. Quest'anno siamo molto orgogliosi perché abbiamo fatto il record, abbiamo 133 concorrenti che partecipano a questa gara, che è la decima edizione, quindi per noi è proprio un po' la ciliegina sulla torta. Volevamo festeggiare il compleanno in modo felice e siamo riusciti a ottenere questo grande risultato. Abbiamo osato creare un rally, che è un rally day questo, quindi che dovrebbe essere fatto per promuovere questo sport, con tre prove speciali che ripetiamo due volte. Nelle altre edizioni, le scorse edizioni, erano due prove speciali che si ripetevano tre volte. Quest'anno abbiamo utilizzato la formula dell'anno scorso, migliorando alcuni dettagli come la chicane che c'è a Vigolo, eccetera, e abbiamo appunto realizzato questa gara, che è una gara fuori da tutti gli standard, ha tre prove speciali ripetute due volte, abbiamo 133 concorrenti e siamo tutti impegnati per ottenere il massimo del risultato. Allora, miglioramento non te lo so dire in questo momento, ci stiamo pensando. Fate conto che la nostra organizzazione parte a novembre per organizzare la gara, che poi si mette in atto a ottobre. Tutti i mesi ci troviamo, organizziamo, inventiamo, facciamo. Vedremo se c'è qualche modifica del percorso o qualche miglioramento anche che arriverà dal suggerimento dei piloti o da chi, diciamo, nello staff ha, diciamo, il polso della situazione e può aiutarci a rendere ancora più gradita questa gara, che arriva a prendere i piloti fin dal Veronese e anche oltre.